Un'esercitazione interregionale antincendio congiunta ha coinvolto Liguria, Piemonte e Lombardia. L'iniziativa si è svolta sul crinale tra Andorra e Cervo ed ha visto la partecipazione, tra gli altri, dei governatori regionali Giovanni Toti e Roberto Maroni, che hanno effettuato un sopralluogo durante l'esercitazione, e del capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. All'evento hanno partecipato un centinaio di volontari provenienti dalle tre regioni, che hanno simulato un intervento di antincendio boschivo in un'area che era già stata vittima del fuoco il 5 marzo dell'anno scorso. Dottor Curcio, una presenza particolarmente importante la sua qui oggi come capo dipartimento della protezione civile, un segnale di vicinanza a queste regioni che vogliono collaborare ma anche a questo volontariato che lavora insieme. Sì, elementi essenziali, la collaborazione tra le regioni che hanno la responsabilità in materia di protezione civile e soprattutto in materia di AIB e il rapporto col volontariato. Oggi questa esercitazione sancisce una cooperazione tra le amministrazioni regionali e quindi una cooperazione tra le associazioni di volontariato e anche le forze statali che operano sul settore. Insomma, un dipartimento che è sempre più vicino alle forze in campo e alla gente, perché bisogna rispondere a dei bisogni poi principalmente. Ma sì, le azioni di coordinamento non possono prescindere dalla conoscenza delle realtà territoriali. Il dipartimento è vicino al territorio, deve essere presente perché solo così poi si può avere anche quella visione nazionale che ci consente di fare le scelte, speriamo, giuste. Presidente Toti, questo è un momento pienamente operativo della collaborazione fra Liguria, Piemonte e Lombardia, regioni insieme anche col volontariato dell'antincendio e della protezione civile. Beh, direi che è una buona giornata, una giornata in cui le protezioni civili con il Dipartimento Nazionale, il Dottor Curcio, la protezione civile di Liguria, Lombardia e Piemonte stanno collaborando, è un bell'esempio di efficienza e di funzionalità, credo sia uno di quegli esempi di buona collaborazione che stiamo mettendo in piedi nelle regioni del nord-ovest e che sta portando grandi vantaggi dalla programmazione delle infrastrutture alla formazione di una protezione civile efficace ed efficiente per tutte le emergenze. Presidente Maroni, ancora una volta insieme al Presidente Toti e questa volta per un qualcosa di concreto sul territorio, uomini che lavorano insieme già da tempo peraltro, non è oggi il primo giorno che vediamo la protezione civile lombarda insieme a quella ligure e a quella piemontese. Sì, è una buona cosa, scambiarsi le esperienze, vedere come lavorare insieme rende più efficiente tutto il servizio. La presenza poi della Protezione Civile Nazionale, che ringrazio, è importante perché c'è da continuamente aggiornare i sistemi, le procedure, soprattutto adesso che siamo nella fase di riforma del mondo delle autonomie. La fine delle province, lo dico per me, Regione Lombardia, perché noi abbiamo delegato molto della protezione civile alle province, mentre la Liguria gestisce a livello regionale e quindi sono qui anche per vedere come funziona il sistema Ligure e eventualmente per esportarlo in Lombardia. Insomma, una collaborazione che continua anche dal punto di vista della sanità, qui c'è l'assessore Viale, vicepresidente, anche lì è uno scambio di idee, di buone pratiche. Scambio di buone pratiche perché i malati in Liguria e i malati in Lombardia non sono molto differenti tra di loro e noi vogliamo garantire un sistema sanitario di eccellenza in tutta l'area del nord-ovest, in particolare Lombardia e Liguria. C'è un rapporto di stretta collaborazione con Sonia, mi pare che funzioni bene, quindi bene, una collaborazione che continua in tutti i settori, oggi in protezione civile, ma sanità in particolare. Sindaco De Michelis, un'esercitazione più che mai operativa perché c'è stato anche un intervento fattivo di pulitura di una strada che serve anche da tagliafuoco, quindi non soltanto manovre simulate, ma qualcosa di concreto oggi qui ad Andorra. Per noi è un evento importantissimo perché noi, nella ricerca di una tutela della sicurezza dei cittadini e naturalmente dell'ambiente, siamo riusciti a organizzare un evento che coinvolge Liguria, Lombardia e Piemonte ed è un evento che sicuramente ci darà un grande riscontro sul nostro territorio. Tenete conto che l'anno scorso siamo
venuti qua a vedere purtroppo che bruciavano 200 ettari di macchia mediterranea e 60 erano soltanto sul nostro territorio. La protezione civile purtroppo aveva un problema perché non riusciva a scollinare in provincia di Imperia. Siamo riusciti con l'aiuto del presidente Toti e anche del presidente Vaccarezza a cambiare la normativa che ci consente di scollinare fra la provincia di Imperia e la provincia di Savona. Questo anche grazie alla nuova unione dei comuni che abbiamo costituito. Gianpaolo Giordano, sindaco di Cervo, anche lui qui presente vicino al sindaco di Andorra, Mauro De Michelis, perché si può proprio dire che da un'emergenza che avete dovuto condividere è nato poi un qualcosa, è nata una collaborazione e anche un intervento positivo. Sicuramente l'incendio dell'anno scorso che ha colpito buona parte del nostro territorio e col territorio di Andorra ha portato a lavorare assieme le nostre protezioni civili e adesso grazie anche a questi gruppi del Piemonte e della Lombardia è un'esercitazione che sicuramente in seguito ci aiuterà a fare interventi sempre con maggior velocità. Dei quali speriamo di non aver bisogno. Esatto, dei quali speriamo di non aver bisogno. Ed eccoci con l'assessore Mai della Liguria insieme all'assessore Bordonali, Simona Bordonali della Lombardia, la vicepresidente Viale. Beh, un momento di festa dopo un qualcosa di brutto, di negativo come un incendio boschivo, vuol dire che si può saper ricostruire insieme. Sì, tra l'altro la scorsa estate, 2015, la ricordiamo come una delle peggiori per gli incendi boschivi che hanno colpito la Liguria, però il nostro volontariato ha dato una prova di grande responsabilità, di grande efficienza, anche coadiuvato dalle protezioni civili e incendio boschivo di altre regioni. In questo caso abbiamo deciso di fare un'esercitazione insieme ai volontari del Piemonte e della Lombardia con i quali abbiamo una convenzione e con i quali stiamo già lavorando insieme da diverso tempo. Ospite oggi è l'assessore della Lombardia Simona Bordonali insieme ai presidenti Toti e Maroni. Ecco, assessore, una visita operativa possiamo dire, dopo una collaborazione già collaudata. Sì, una collaborazione che ha portato a uno scambio di esperienze, di professionalità, di capacità tra i volontari ma anche tra le direzioni delle varie assessorati, quindi un momento importante per una crescita comune ma soprattutto attraverso la convenzione la possibilità di ottimizzare le risorse che purtroppo sono sempre più ridotte rispetto a quelle che ci arrivano dal governo centrale e quindi la necessità delle regioni di fare squadra insieme e ottimizzare quello che è già presente sul territorio senza tagliare i servizi. Ecco, vicepresidente Viale, per lei credo soddisfazione perché comunque ha sempre tenuto in modo particolare questa trade union Liguria-Lombardia. Sì, certamente il metodo della collaborazione tra regioni è l'unica via per riuscire a sopportare le responsabilità, gli oneri, però anche il Piemonte, stiamo lavorando anche perché le regioni vicine facciano squadra, perché qui si deve parlare e dare risposte ai cittadini. Il dottor Franco Bonecchi del Corpo Forestale dello Stato unisce un po' questi territori, perché lei è stato in servizio in provincia di Imperia, in provincia di Savona, a Cuneo, attualmente alla Spezia, sono territori che conosce, anche personale operativo che ben conosce, questo volontariato molto molto attivo in questi territori. Sì, i volontari li conosco quasi tutti perché io dal 1994 che sono stato assegnato alla provincia di Savona e poi ho girato un po' anche le altre province limitrofe, quindi conosco bene, almeno il personale anziano lo conosco tutto e loro mi ricordano, anche se adesso sono stato promosso, avuto l'incarico di comandante provinciale di La Spezia, quindi in questo momento... Oggi però ha voluto esserci questa... Oggi ho sostituito il comandante provinciale di Savona, dottor Silvio Ciapica, che aveva un impegno inderogabile, quindi mi ha chiesto di sostituirlo. Comunque una giornata con un bilancio sicuramente positivo, direi, anche in termini di prevenzione. Sicuramente, perché poi credo che sia una delle prime esperienze che coinvolgono volontari di più regioni, in questo caso sono addirittura tre le regioni, regione Liguria, regione Piemonte e regione Lombardia. E qua è un intervento di simulazione di uno spegnimento di incendio boschivo. Non bisogna dimenticare però che i volontari della Piemonte e della Lombardia già da vari anni arrivano in rinforzo nel periodo estivo sia in provincia di Imperia sia nelle altre province dove loro viene data disponibilità per offrire questo rinforzo nel periodo di maggior bisogno.